Bene a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Giovedì 2008. Dopo quasi un anno ragazzi siamo tornati con i video. Siamo con Simon 3. Bene ragazzi, siamo su FIFA 23 ragazzi. Pronostico di Francia Marocco, la semifinale del mondiale, valido per scoprire chi andrà a giocare contro l'Argentina. La formazione è questa: io sono la Francia, lui è il Marocco. E sapete quando finisce? Rigori. Secondo me 3-1 Francia. Però scrivete anche il vostro pronostico sotto nei commenti. La formazione è questa. Siamo pronti. Lasciate un mi piace per altri video su FIFA 23 e magari anche per altri, per il gameplay della finale, perché no? Argentina Francia, Argentina Marocco, lo scopriremo stasera. Però questo è il nostro pronostico. Carico, eh. Oh, fra una partita sicca. Siamo collegati in diretta dall'Alba Hit per un nuovo appuntamento con Grande Calcio. Squadre pronte a farsi Francia divertire Marocco, anche dall'Alba Hit Stadium di Qatar. Tutto pronto. Buon divertimento, vi invitano a non cambiare canale. Si inizia. Gara che porta con sé grandi aspettative. Gara che dovrebbe essere garanzia di gol e spettacolo, è quello che ci aspettiamo tutti. Ci sono partite e partite. Ci sei? Ma quella di oggi, secondo me, potrebbe regalarci. Ok ragazzi, non vada tanto perché tiene purtroppo il fratello un po' rincoglionito, che dà fastidio, però lasciamo stare. Allora, Giroud, Rabiot, la passa Rabiot, c'è Mbappé, fuori tutto gioco. Fermo, c'è il fuori gioco di Mbappé. Ovviamente ragazzi, se finisce in pareggio ci sta anche lo spettro di supplementare dei rigori, quindi con l'aiuto della grafica vediamo, può essere una partita aperta. In porta Lloris, il campione del mondo. Tra l'altro penso che sarà una partita molto più sangue nella vita reale, perché diciamo il Marocco tiene una difesa molto difficile da penetrare. E Giroud, però la Francia ha un potenziale offensivo mostruoso. Giroud, Mbappé, Dembélé, Griezmann. Buffal, super Lloris qui. Dai Napoli, dai Dio, ti vinco. Vai, vai. Ragazzi, secondo voi chi vince tra Napoli o Villarreal? Per me pareggio. Tackle preciso, attacco che si interrompe. Comunque, vai Kylian. Regala palla, qui il portiere rischia grosso. No. Buona, buona. Vai Giroud, fuori gioco. Segnalazione dell'assistente. Tentativo di rimettersi in gioco che non è andato. Comunque anche ditemi cosa ne pensate nei commenti, diciamo, della via, tra virgolette, favola Marocco che batte la Spagna, batte il Portogallo di CR7. Tra l'altro mi dispiace tantissimo per lui. A questo punto, ottima, diciamo, spero che Messi lo potrebbe vincere, perché uno dei due lo meritava davvero. Diciamo un po' inaspettata questa cosa del Marocco. Diciamo che col Portogallo non la meritava, anche aver fatto solamente un tiro, proprio per l'organizzazione difensiva. Comunque attento qui il portiere che Dembélé in pericolo. Quasi segna. Corner di Griezmann. Mbappé! Portiere che si esalta su questa deviazione aerea. Coefficiente di difficoltà per questa parata elevatissimo, grande intervento. Hakimi, splendido lancio, attenzione qui. Buona, buona. Il pallone dei piedi senza commettere fallo. Occasione della bandierina. Prova il tiro, tentativo ribattuto. Vai Kylian, vai Kylian. Attenzione, hanno la Mamma possibilità Kylian del contropiede. Kylian. Kylian, attenzione, c'è tanto spazio. Va in mezzo per Griezmann.
No, che chiusura. Qui poteva anche tirare con Kylian, che però non è stato egoista. Cerca l'appoggio al compagno. Che chiusura. Varane, Griezmann, Olivier Giroud. L'ho visto. Cavallo pazzo rabbio. Bonu, attenzione, uscita pazza del portiere. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. La mette in mezzo con questo pallone. Lloris, che miracolo. Che ragazzi, Simone all'improvviso c'è, all'improvviso no. Rischiare ancora qui. Mamma, attenzione, ecco, però qui stiamo rischiando, stiamo rischiando parecchio. Marocco se la sta giocando alla grande. Concede vantaggio. L'arbitro sanziona il fallo, non c'è stata la condizione per la norma del vantaggio. Raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace se volete anche il pronostico della finale. Attenzione qui, Simone, fallo sbruffone. Ha provato a spazzare, ma non è finita. No. Bello, bello, bello. Squadra ospite che sta dettando tempi e ritmo della manovra negli ultimi minuti. Netta la supremazia territoriale. Se continuano a spingere con questa intensità, il gol può arrivare da un momento all'altro. Ma devono essere più determinati. Si è girato Giroud. Attenzione. Troppo poco rispetto non c'è fallo. Occasioni costruite. Si gioca. Occhio alle sovrapposizioni. Ha provato a sorprendere il portiere con per ora qui il Marocco si assaggiavano meglio della Francia. Però non lasciate mai sconfitta la Francia con i fenomeni che c'ha. Appunto qui c'è Rabiot. Non trova l'aggancio con Mbappé. Però c'è Hernandez, Mbappé in quella fascia. Due mostri. Ci sono mezzi Rabiot qui può cavalcare, ma la difesa è solida. La legge bene, Koundé, intercetta il pallone. Griezmann, Giroud, non si riesce a girare. Rabiot, la difesa dal Marocco c'è. Però c'è Hernandez. Hernandez, corre Hernandez. Aspetta qualcuno al centro. Cross brutto, brutto. Aspetta il pericolo. Ancora la palla buona per Tchouameni. Rabiot la domestica. Rabiot l'appoggia per Kylian. Kylian, chiuso. Chiuso da Kimi. Chiuso da Kimi. Hakimi è un muro là davanti. Si può giocare ancora. Lo salta con un numero. Palla riconquistata, posso ripartire. Mamma, Varane. Arma del vantaggio, attaccano i francesi. Va Mbappé. Vai Kylian. Palla ancora buona. Rabiot. La passa. Tchouameni. Bonu. Che si tuffa e evita il peggio. Si riprenderà. Sì, una palla ancora buona. Rabiot per Mbappé. Diciamo il man of the match di questa partita fino a questo momento sono i portieri. Tra l'altro il portiere del Marocco, diciamo, eroe, perché diciamo con la Spagna la fa andare lui la squadra avanti. Col Portogallo fa miracoli su miracoli. Vedremo anche se con la Francia farà ancora tanti miracoli. Questo è un errore di lettura. Prima metà di gara che si esaurisce qui 0-0. E diciamo il pronostico di Simon dei rigori potrebbe essere probabile. Diciamo partita abbastanza equilibrata, anzi meritava di più il Marocco, però lo 0-0 ci può anche stare. Diciamo i portieri sono stati i migliori. Tanto Simone secondo dice che la vince, ma non sa che davanti tiene Mbappé, Hernandez, Giroud, Dembélé, Griezmann, giocatori che in un momento o l'altro ti possono fare risolvere la partita. Ad esempio c'è Giroud, appoggia Mbappé, la gira su Rabiot, Dembélé, Osman. Osman! Non gira il pallone. Aveva mirato il palo lungo. Se avesse centrato lo specchio, probabilmente non ci sarebbe stato niente da fare per il portiere.
È in buona posizione. Attenzione. La prende bene. Lloris. Si salva la grande Lloris. Mi sta salvando, mi sta salvando. Qui la Francia può andare in ripartenza. Mbappé. Vai Kylian. Vede la sovrapposizione di Griezmann. Pallone. Pallone. Troppo troppo lungo. Imprendibile. Giroud. Mbappé. Triangola con Griezmann. Dembélé. Dembélé. Dembélé per Giroud. La palla non c'è. Proviamo a mettere i giocatori in maniera un po' più offensiva per vedere, per sfruttare di più il potenziale offensivo. Attenzione, qui Bonu. Qui Simone se la rischia, ma se la cava. A spazio lungo l'out. Cross verso il centro. Upamecano la gestisce addirittura, senza problemi. Però perde palla Rabiot. Attenzione. Attenzione a Ziyech, fuori il gioco. Qui io farei qualche cambio. Fare qualche cambio, proverei a mettere Coman al posto di Dembélé. E sì, va bene così. Proviamo a vedere se con Coman va meglio. Però tra l'altro la Francia, ragazzi, da sottolineare, va alle semifinali senza Benzema, Pogba, Kanté. Decide di cambiare qualcosa il CT della Francia. E qualcun altro che magari mi si è scordato. Tanta sfortuna per la Francia, ma c'è una panchina incredibile. Stanno andando alle semifinali praticamente con la seconda squadra. Bene il pallone. Può liberarsi del pallone. Amrabat. El-Neziri. Attenzione. Teo. Interrompe l'azione con un super intervento. Non passa la palla. Provano con questa giocata. La difesa marocchina è straorganizzata. Attenzione, qui Bonu. La rischia. Si libera la grande. Giroud. Che errore. Poteva fare lo scavetto. Qui ho sbagliato io, ragazzi. Qui ho sbagliato io. Una gran parata sulla conclusione di prima. Però cavolo, Giroud. Da là. Tutta la squadra più forte. Cioè. Pronta ad esultare. Non devono averla presa bene. Ancora veloce la partita. Qui il pressing della Francia. Grande chiusura della difesa ancora una volta. Ci avviciniamo al 70esimo. Attenzione a questa imbucata. La difesa della Francia sorpresa. Non esce il portiere. 1-0 Marocco, incredibile. Ragazzi, io ve lo giuro, ho premuto triangolo ma non è uscito Lloris. Incredibile. Però ancora c'è una partita. Ancora c'è tempo. Però non dobbiamo prendere un altro. Può contare sull'aiuto dei compagni. Dai Marocco. Sì, no qui. Ragazzi, non un altro. Dai, mancano ancora 20 sarà minuti. Non mai tenere la palla, giocatelo. Non ti chiudere già. Guardate come perde tempo. Però è realistico alla fine, ragazzi. Così diciamo il Marocco doveva aver segnato col Portogallo un tempo, ha messo la, diciamo, il bus dietro la porta. Davanti la porta. Dai Francia. Ultra offensivo ormai, ci giochiamo tutto per tutto. Purtroppo Giroud, ragazzi, il giocatore più lento di FIFA. Sale con il pallone a campo libero. Lloris, attenzione, palla che finisce docile tra le braccia del ancora portiere. Ancora dai ragazzi, perché Kylian sta in difesa? Per lui, perché Kylian sta in difesa? Non so nemmeno io come abbia fatto ad arrivarci. Varane, dai, all'assalto. Vabbè, non ce la fa. Non ce la fanno, non ce la fanno, incredibile. Dai, oh, scandalosa qui la squadra marocchina. A campo lungo la corsia.
No, vabbè, i marocchini sono ragazzi troppo veloci. Troppo veloci. Deviazione di testa che è terminata al lato di poco. Difficile da mettere Turam. Certo che è andato tanto così dal gol. Giroud deludente. Ci sarà dunque un cambio. Tchouameni, Griezmann. Ancora 600 secondi alla fine. Coman, l'hai visto? Viene avanti la Francia, può essere l'ultima occasione per raddrizzare il risultato. No, ragazzi, mi ha fatto uno scatto di lag incredibile. Arriva il provvedimento disciplinare, ha aspettato la fine dell'azione e poi ecco il cartellino. Arriva. Grandissima recensione del portiere. Buffal. La tiene. Il cronometro scandisce i minuti che ci separano dal fischio. No, ragazzi, finale. Sempre no. Meno quelli a disposizione della Francia per tentare il recupero. La squadra è occasionissima, Pier. Ha sprecato una grande occasione. Dai, saliamo. È uscito fuori un passaggio al portiere. No, non ce la fanno i miei giocatori. Non ce la fanno. Attenzione. Quelli del Marocco, stra superiori, con più cazzimma, con più voglia. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Occhio al pallone filtrato. Mbappé! Si distende bene. Calcio d'angolo da sfruttare al meglio se vogliono il pari. No, ragazzi. Sarà anche Lloris. La calcia in profondità. No! Calcio d'angolo senza conseguenze. Non ci voglio credere. No! Di contropiede. No, e non c'è più nessuno. Può far male qui. Ragazzi, è finita. La Francia esce dal mondiale, incredibilmente il Marocco va alla finale, ragazzi, il Marocco stra superiore alle squadre francesi, con più voglia di vincere il mondiale in questa partita, e sfuma il sogno della Francia di vincere per la seconda volta consecutiva il mondiale, a meno che del miracolo, ma non c'è, e mancano pochi secondi. E il Marocco vince incredibilmente. Sconfitta meritatissima. Il Marocco, i giocatori, con giocatori più vogliosi, più veloci, più aggressivi, vince e va in finale contro l'Argentina, secondo questo pronostico. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Incredibile. E chi lo sa, potrebbe anche essere la verità, lo scopriremo stasera. Questo è il nostro pronostico, ragazzi, e lasciate un bel mi piace per questo mio ritorno su YouTube, ragazzi. 10 contro 15 tiri, magari la Francia meritava qualcosa in più, ma alla fine il Marocco è stata la squadra che ha vinto la partita meritatamente. E allora, ragazzi, da me e Simon 3 è tutto. Saluta Simon. Bella, ragazzi, ci vediamo con un altro nuovo video, magari col pronostico della finale, chi lo sa. Lo scopriremo. Ciao ragazzi.